Adesso andiamo a un luogo mitico per il ciclismo, il Ghisallo, la giornata della bicicletta. E con queste immagini ci trasferiamo a Lambrugo per seguire il 34esimo trofeo Giovanna Canali. L'arrivo è posto al celebre santuario della Madonna del Ghisallo. Vedete, tempo tipicamente autunnale. Abbiamo visto inquadrato un figlio e nipote d'arte, Alessandro Santaromita, nipote di Ivan, l'attuale campione tricolore, e figlio di Mauro Antonio, corridore ex professionista degli anni 80. E qui un altro tricolore invece, il Ligure Guglielmi, che stacca tutti quando mancano pochi chilometri alla vetta del Ghisallo. Questo è il vincitore Guglielmi che va a precedere Andrea Bagioli, poi Giovanni Aleotti e Simone Buda della Fausto Coppi, il romagnolo Simone Buda. Qui il bel replay che vede il campione d'Italia Tiziano Guglielmi dominare questa prova e fa il gesto tipico che è solito effettuare Alberto Contador. E con queste immagini siamo già alla categoria successiva, quella degli allievi, la partenza da Mozzate, l'arrivo sempre al santuario della Madonna del Ghisallo, 153 i partiti su 184 iscritti. E questo è il rush finale con Tortellotti e Marzico che se ne vanno davanti. Luca Tortellotti diventa irraggiungibile e adesso lo vedremo tagliare il traguardo a braccia alzate, chiude con 2 ore 13 e 24, Marzico con lo stesso tempo. Poi arrivano gli altri. A 20 secondi Alan Giacomelli, a 25 Roberto Viscardi che precede Rocco Ventrelli per la quarta e quinta posizione, 37.800 la media. Anche loro affrontavano la corsa dal versante più agevole, quello di Asso. Al contrario, gli juniores devono impegnarsi da Bellagio, salita molto più difficile. Due scalatori infatti al comando a pochi chilometri dall'arrivo, Zaccanti del Team Giorgi e l'azzurro Lorenzo Rota della Aurea Zanica, con Ostorero ad inseguire, ma dovrà cedere e sarà una lotta a due per la vittoria. Lorenzo Rota e Filippo Zaccanti, questi sono gli atleti che vanno a disputarsi il successo. Filippo Zaccanti, vedete, adesso è davanti, Rota si mantiene alla sua ruota. Scusate il gioco di parole, ma è proprio quest'ultimo con il dorsale 85 che ha la meglio nell'ultimo tornante, riesce a prevalere per 3 secondi davanti a Filippo Zaccanti e poi Riccardo Bennati con il dorsale 119, lo vedete adesso al traguardo che giunge a 12 secondi. E adesso andiamo ad ascoltare il vincitore. Oggi non potevo davvero perdere, il mio compagno ha fatto un lavoro indescrivibile. Questo era il numero 8, era un po' che non vincevo, però avevo dato dei buoni risultati sia il giro classificata mondiale e dai, è andata bene così. Vorrei dedicarla questa vittoria ai miei genitori, a mio padre che fa tanti sacrifici per me, a mia mamma e alla mia ragazza. Davvero una stagione d'oro quella del giovane scalatore bergamasco. Immagini riservate alle donne allieve da Cesano Maderna Magreglio. Vedete, a braccia alzate Lisa Balsamo, precede Angela Filippini. 104 le partenti, sono arrivate in 83 e poi è Sara Mariotto della Fassa Bortolo che va a regolare il gruppetto che insegue. E con queste immagini della premiazione di Elisa Balsamo si chiude la 51esima giornata nazionale della bicicletta del Ghisallo. Bellissima giornata questa, bellissima giornata del ciclismo in un luogo che è il ciclismo come il Ghisallo. Questi sono un po' i ragazzi del futuro, perciò ci fossero sempre questa manifestazione di fine stagione dove avete visto anche il maltempo comunque non ha fermato la presenza di un folto pubblico e il fatto che tutte le categorie comunque una alla volta sfilino davanti a un pubblico così importante è una gratificazione per questi ragazzi che fanno veramente dei sacrifici importanti anche se sono ancora molto giovani.